Radio Radicale, siamo con il senatore Lucio Malan di Forza Italia, Valdese, di Sentieri Antichi, per parlare della lettera di Papa Ratzinger che è stata diffusa tra ieri e oggi, che sta sollecitando un ampio dibattito nella Chiesa. Molti l'hanno utilizzata strumentalmente per alimentare, diciamo, una dicotomia tra le parole di Papa Francesco e quella di Benedetto XVI. Allora, lei vede questa differenza? Guardi, io non ho letto, mi riprometto di leggere integralmente il documento scritto da Papa Ratzinger. Quello che ho letto alcuni estratti, alcune frasi, perlomeno integrali, alcune di queste frasi mi trovano perfettamente d'accordo. Quando lui dice che il problema della società di oggi è l'assenza di Dio, e se è un problema nella società, a maggior ragione lo è nella Chiesa, e io dico nelle Chiese, perché giustamente Ratzinger si occupa della Chiesa cattolica, ma anche in altre Chiese c'è il problema di persone che sono dentro le Chiese, che hanno in essa cariche, hanno in essa incarichi importanti, magari quello di formare addirittura i futuri ministri di culto, che siano preti, che siano pastori, predicatori, e che non credono, e che non credono in Dio. Io ho sentito da un non cristiano, il presidente del Congresso Mondiale Ebraico, dire che occorre leggere la parola di Dio e credere che è parola di Dio. Se tu la leggi, ma non pensi che sia parola di Dio, non sei cristiano. Se pensi che sia parola di Dio, ma non la leggi, allo stesso modo. È evidente dai suoi libri che Joseph Ratzinger fa entrambe le cose, legge e pensa che sia parola di Dio, e questo crea problemi nella società di oggi. Ormai viene insegnato come verità assoluta nelle scuole, salvo tollerare chi la pensa diversamente, ma tollerare a stento, specie se cristiani, se sono di altre religioni è meglio, insegnare ai bambini e ai ragazzi che la nostra vita non ha senso, che siamo un prodotto casuale di una totalmente inverosimile aggregazione di molecole, anche se nessuno ha mai spiegato come, perché e quando. E poi ci si stupisce se tante persone pensano che non ci sia scopo nella vita, non sanno dove andare, sono disorientati e qualcuno si lascia andare anche alle cose peggiori. Non ho studiato il problema della pedofilia nella Chiesa, certo è un abominio, non posso evidentemente esprimere giudizi, se non che evidentemente la pedofilia è un abominio, ma è chiaro che quando si perdono i principi dentro e fuori la Chiesa o le Chiese, la società ha dei grossi problemi. Certo, si possono sostituire con altri, ma raramente questi altri hanno successo. La causa di questo può essere stato il Concilio e il 68, che sono due cose radicalmente diverse, anche se molti le legano insieme. Dio ha cominciato ad andare via da là. Una modernizzazione di alcuni approcci era doverosa. Poi io da fuori, come discendenza e come discendenza di fede, ma anche come discendenza di sangue, fuori dal cattolicesimo da almeno 800 anni, io penso molto di più, da un giudizio esterno. Certo, c'erano sicuramente delle cose da modernizzare, c'erano anche delle cose, io penso, sbagliate, quello che era prima, ma da lì alcuni hanno preso lo spunto per dire: visto che abbiamo modernizzato le forme, modernizziamo anche la sostanza, mentre invece il messaggio cristiano è uno, è fondamentale. Non è che si dice: ah, vabbè, ma tanto dire che Gesù, per esempio, era un brav'uomo, un simpatico filosofo, da qui ci sono tante belle cose da prendere. No, no, non ci sono vie di mezzo, perché l'unica testimonianza che c'è di Gesù è nei Vangeli, per cui se uno non crede che i Vangeli siano veritieri non può neanche avere alcun apprezzamento positivo o negativo nei confronti di Gesù, perché non sa che cosa ha detto. E siccome nei Vangeli chiaramente Gesù ha detto di essere figlio di Dio, o è figlio di Dio o era un pazzo, o addirittura un imbroglione, per cui non ci sono grosse vie di mezzo. E invece il relativismo, il dire che tutto sommato se prima si pregava in un modo, si prega in un altro, si può anche credere in un modo, credere in un altro, ci sono alcuni fondamenti che non possono cambiare, altrimenti il cristianesimo crolla. Chi non è cristiano può vederla anche come una cosa positiva, chi lo è dovrebbe preoccuparsi. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Lucio Malan, Posso senatore. aggiungere una cosa? Prego. È curioso che solo con Radio Radicale
si possa parlare di questi discorsi, ben sapendo che, diciamo, l'approccio di Radio Radicale, del Partito Radicale, è ben diverso, ma è uno strumento importantissimo. La ringrazio, ringrazio il senatore Lucio Malan Valdese, ma soprattutto anche il senatore di Forza Italia. Grazie.